Viste da allora già le tappe di avvicinamento con l'altro. No, beh, siamo staccati questi due giorni che sono stati comunque allenanti perché abbiamo caricato molto, quindi ci volevano così due giorni anche di recupero. Abbiamo ripreso molto bene, oggi abbiamo fatto un bel lavoro metabolico, quindi niente, tutto sta per adesso procedendo bene, c'è da lavorare. Tanto, quindi questo lo sappiamo, è l'unica cosa che non ci spaventa, quindi ci sono anche tante situazioni che ora in settimana rivedremo della gara, alcune cose positive, alcune da migliorare, insomma. C'è tanto lavoro da fare. E come si trova con il fatto che ci sono ancora nuovi innesti? Falcinelli già da ieri si parla di un nuovo, forse un nuovo difensore in arrivo, farlo inserire adesso è... No, ma questo era il nostro programma, nel senso che sapete benissimo che, l'ho detto fin dall'inizio, il mercato è un mercato lungo, lunghissimo, ormai sia i tecnici che i giocatori sono abituati. Noi sappiamo in questo organico, in questo gruppo, che non dobbiamo assolutamente temere la concorrenza, anzi tutte le risorse che possono venire a dare una mano possono essere solo viste in maniera positiva. Quindi sapevamo che qualcosina dovevamo mettere dentro. Piano piano, se vengono fuori delle opportunità, le valutiamo insieme alla società. Credo che sia meglio muoversi in questa maniera che magari prendere tanto per prendere, insomma. Visto l'arrivo di Falcinelli, che volevo dire due cose. Prima il suo pensiero sul giocatore, e poi se con l'arrivo di Falcinelli fatto qualche aggiustamento, come dicevo, che ci potrà sempre essere, se voi ritenete che un po' della squadra per la sua ossatura base è quella. No, è questa, se si riferisce alla possibilità così di qualche nuovo arrivo, questo lo stiamo valutando. Falcinelli rientrava in uno dei nostri obiettivi iniziali, che per motivi anche così di organico da parte del Sassuolo non era stato possibile averlo subito, insomma, ecco, quindi ripeto, questo è un organico che lo sappiamo, ha fatto bene, c'è da riconfermarsi che è difficile. E sicuramente c'è anche così da provare a migliorarlo, perché è chiaro che quest'anno è un campionato molto più difficile, nel senso che ci saranno, l'anno scorso c'erano molte squadre che partivano con tanti punti di handicap, poi oramai con questa divisione che c'è stata tra campionato di A e B quello di Lega Pro, è chiaro che per tutte le società diventa vitale provare a mantenere un campionato come quello di Serie B, che è fondamentale per non poi... Quindi tutti si stanno attrezzando, noi stiamo lavorando a questa cosa. Io con il direttore fin dall'inizio abbiamo fatto un'analisi attenta su quelle che sono le necessità e in funzione dei nostri programmi, però come ho detto prima senza dover prendere per prendere. Pensate pure in uscita qualche giocatore che ritiene che non può essere... Ma questo vedremo anche perché così è chiaro che nell'organico ci possono essere delle opportunità magari
per qualcuno, però questa è una cosa che analizziamo anche più avanti. Ripeto, c'è ancora tanto tempo, ci sono tante partite, dei test che così, che anche da parte mia possono essere, no, devono essere test importanti di conoscenza e di valutazione, quindi ora cercheremo di affrontarli al meglio e poi vedremo, insomma. E di che numero pensi che debba essere una squadra di Serie B? No, il numero non è tanto il numero, io credo sempre negli uomini, nel collettivo, nell'unità di intenti, poi le partite, il campionato B è estenuante, infinito, sono tante gare, tanti, ci sono situazioni che comunque è impensabile che una rosa di 12-13 titolari possa tenere un campionato così, no? Quindi noi stiamo cercando di fare chiaramente un organico dove ci si possano essere comunque magari delle doppie scelte del ruolo, integrando, come abbiamo visto, alcuni ragazzi giovani che magari in questo momento possono essere un pelino meno pronti, che però magari nel giro di 2 o 3 mesi possono, anzi devono assolutamente essere in grado di darci una grossa mano. Mister, come vede la sfida in Coppa Italia col Benevento? Parte la Michele. Una partita difficile, sapete che Benevento ormai è quasi un organico di lì che in Lega Pro, quindi sarà da parte nostra un bel confronto. È chiaro che c'è anche un bellissimo premio, perché comunque la possibilità di andare poi Marassi credo che per entrambe le squadre sia un obiettivo primario, perché è chiaro che nessuno pensa di poter vincere la Coppa, però per noi questo è una tappa intanto di avvicinamento importante, come è stata la gara con l'Avellino, e nello stesso tempo c'è questo premio non indifferente, che sarebbe, insomma, sarebbe bello, però partita difficile. Questa partita di domani sera a Vasto, cioè come... No, guarda, io ora, noi cerchiamo anche di fare, anche durante il campionato cercheremo di mettere dentro delle amichevoli, perché comunque, come ho detto prima, è importante avere un organico non esagerato, ma comunque un organico che ti permetta di affrontare tantissime partite, ma nello stesso tempo hai anche la necessità di poi questi calciatori tenerli sulla corda e farli mantenere una condizione ideale. Quindi già per dire domani ci sarà un gruppo che ha fatto meno minutaggio con l'Avellino e avrà la possibilità di fare qualche minuto in più, insomma, ecco, sono gare che ci servono anche per trovare un pochino di condizione e di alzare un po' il minutaggio da parte di tutti, perché così se non vado a, anzi, sicuramente non mi sbaglio, a parte Ameta e Aquilanti che hanno fatto già per male 2 partite 90 minuti, poi tutti gli altri ancora non hanno i 90 minuti e poi comunque dalla partita di Coppa i cambi non sono più quindi insomma ci sono tante piccole difficoltà, no? di condizione, di adattamento che dobbiamo cercare piano piano di colmare. Un'altra considerazione, i 2 ragazzi che sono andati in nazionale, cioè già incominciano a uscire. Sì, la cosa importante è che sappiano che la nazionale loro è qui, tanto poi
io dico sempre ai ragazzi che vanno in nazionale, intanto qua ci vanno con l'aiuto dei compagni, comunque così è un piccolo premio perché hanno la possibilità di mettersi in mostra, però tutto passa dall'allenamento, dalla settimana e dal lavoro che fanno qui. Quindi adesso gli abbiamo dato questi 2 giorni e poi devono subito rientrare mentalmente al nostro obiettivo, insomma. Adesso ormai è un bel po' di tempo, insomma, che sta già assieme, fatto l'aspetto tecnico, ma volevo chiedere che gruppo è, che vengono giù di questo gruppo che ha a disposizione sotto l'aspetto dell'aggregazione, il gruppo proprio. No, io non nascondo questa cosa perché è chiaro che anche nelle valutazioni che ho fatto nel prendere l'incarico ho dato un grande peso a, perché io ho visto questa squadra e ho visto che al di là di tutto si vedeva che comunque in campo c'era quella chimica, quel qualcosa in più che poi ti fa raggiungere obiettivi importanti. Quindi questo è un gruppo sano, un gruppo di grandi valori e io cerco solamente di alimentarlo ogni giorno perché non dobbiamo mai dare niente per scontato. Io ho già detto questa cosa ai ragazzi, anche non bisogna, come nella vita privata, no? Nei rapporti in famiglia non bisogna mai dare per scontato, bisogna cercare sempre di alimentare così un gruppo. Va sempre coltivato, la fiammella tenuta accesa e anzi cercare di rinforzare, insomma. Quindi io sono comunque soddisfatto e contento di questi ragazzi, però non dobbiamo migliorare, crescere, alimentare ancora di più questa unione, questa compattezza che c'è. Come controlli a Lanciano, sei arrivato da poco, come stai ambientando? Sì, diciamo, sono arrivato da una settimana, mi sono ambientato abbastanza bene perché tanti ragazzi sono napoletani come me, quindi mi ha fatto un gruppetto, poi gli altri ormai sono abituati ai napoletani, quindi già sono integrato tra di loro. Senti, di portieri ne siete 4, diciamo, quindi ci sarà una bella lotta. Sì, ci sarà una lotta tra napoletani, perché tutti e 4 siamo napoletani e ci capiamo, va, e diciamo che chi starà meglio giocherà e il mister deciderà e sicuramente farà la scelta giusta. Il tuo esordio con Avellino come è stato? No, bene, diciamo una partita tranquilla di fine ritiro, però sensazioni buone, partita giocata vera. E l'abbiamo vinta, portando a vincere. Le prossime sfide con ad esempio quella. La prossima sfida sarà molto difficile col Benevento perché diciamo che è una delle favorite della Lega Pro, facendo una squadra molto competitiva. Ce la giocheremo, la suderemo e speriamo che possiamo vincere. Che te ne pare del gruppo? Sì, sì, un ottimo gruppo con diversi giocatori molto, molto validi. Diciamo che tanti giocatori già hanno giocato in Serie B e saranno d'aiuto sicuramente ai giovani che come me sono la prima esperienza in Serie B. Ti spaventa una sfida? No, spaventare no, perché se sai giocare giochi in tutte le categorie, poi è normale, ci sarà il contraccolpo del salto, però sarà positivo grazie ai compagni che aiuteranno a chi ha giocato di meno in categoria a fare questo salto. Il mister dell'anno scorso, mister Pagliari, no? L'ha interpellato prima di venire qui? No, non l'ho sentito, ho sentito il secondo Tacchi che di Lanciano proprio e mi ha detto mi raccomando della mia terra. No, cosa proprio. No, lui non l'ho sentito, ripeto, però diciamo che ci sarà modo di sentirlo. Lo saluti.